Buonasera, buonasera anche dal TGN, benvenuti a questa edizione. I City Angels in azione questa mattina a Milano nel tentativo di dissuadere i cittadini dal tenere comportamenti scorretti. L'iniziativa fa parte di un pacchetto voluto dal comune per provare a rendere la città più sicura. Quindi un'iniziativa dell'assessore Granelli, l'assessore alla sicurezza, insieme appunto ai City Angels. Ci spiega tutto Michele Lanati. Entra nel vivo la collaborazione tra il Comune di Milano e i City Angels, anche per quanto concerne l'ambito sicurezza. L'iniziativa fa parte di un pacchetto di misure volute dalla Giunta e dal nuovo superconsulente Franco Gabrielli nel tentativo di rendere la città più sicura. Si va dai vigili di prossimità, dall'aumento di sera e notte della presenza degli agenti di polizia locale in strada, alla collaborazione appunto con i City Angels, che oggi si sono recati in via Benedetto Marcello. Certamente qui c'è bisogno. Il tema dei reati della polizia di Stato, carabinieri, la polizia locale, i vigili del comune, ma anche di un'attività diversa legata per indurre una maggiore attenzione al rispetto delle regole. Allora abbiamo chiesto ai City Angel, che sono una delle realtà che a Milano su questo fa moltissimo, di darci una mano e abbiamo provato un po' a sperimentare. In questi giorni stiamo iniziando. L'iniziativa è partita bene. Le persone che vengono avvicinate dai City Angels, dopo essersi rese protagoniste di atti non gravi ma comunque scorretti, accettano di buon grado il confronto e l'invito a tenere un comportamento diverso. Si va a parlare con loro molto serenamente, facendo moral suasion. E devo dire che ci accolgono bene, ci ascoltano. Perché? Perché ormai da 30 anni che siamo presenti su Milano per aiutare chi ha bisogno. Queste sono per lo più persone emarginate, molti sono stranieri, parecchi sono senza tetto e quindi ci vedono non come quelli che vengono a punire, ma come quelli che vengono ad aiutare. Quindi in sostanza un modo un po' diverso per far fronte, per affrontare il problema della criminalità a Milano e quindi della insicurezza. A proposito di questo, sapete che lo abbiamo fatto sentire ieri, domani cessa il lavoro di Renato Saccone come prefetto di Milano e lo sostituisce Claudio Sgaraglia, che appunto diventa il nuovo prefetto di Milano. Al suo posto, come capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, qualifica da cui arriva da Napoli Claudio Palomba. Quindi c'è un giro di ruoli al Ministero degli Interni, ma appunto Sgaraglia sarà il nostro nuovo prefetto. Mentre il questore Giuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attività di prevenzione e controllo del territorio, ha decretato la sospensione per 10 giorni della licenza per la conduzione del bar Ling Ling di via 5 Maggio. Gli agenti del commissariato Quartoggiaro hanno notificato la sospensione al responsabile dell'attività, in quanto a seguito dei controlli svolti da polizia e carabinieri, il locale è risultato essere un luogo di aggregazione e bivacco frequentato da numerose persone con precedenti di polizia anche in materia di immigrazione e di droga. Parte, questa è una novità di oggi, parte il servizio sperimentale degli agenti di polizia locale in bicicletta lungo Corso Buenos Aires per il controllo della ciclabile. Al loro lavoro si affianca quello di agenti in moto lungo Viale Monza. Il rispetto delle regole in strada è fondamentale per la sicurezza di tutti, ma anche per una buona convivenza. Queste le parole dell'assessore alla sicurezza Marco Granelli. Vedremo nelle prossime settimane poi come procedere. Intanto buon lavoro agli agenti della Polizia Locale di Milano e buona bicicletta a tutti i milanesi che la usano. La misura del comune è fatta sostanzialmente per contrastare la sosta selvaggia delle auto sulle piste ciclabili. Tutto questo quindi per migliorare la sicurezza dei ciclisti. Diciamo che è una misura a tutela dei ciclisti ed è proprio questo che non è piaciuto a Samuele Piscina della Lega, che giudica assolutamente non prioritario questo intervento. Dice Piscina: i vigili servono per altre cose. Ma sentiamo proprio le parole dall'esponente della Lega.
Siamo in totale carenza di agenti della polizia locale a Milano, dal 2018 oggi ce ne sono 400 in meno, quindi considerando le promesse che aveva fatto l'assessore Granelli e il sindaco Sala dovrebbero arrivarne ancora 900, invece ne sono stati presi solamente 250. Abbiamo le nostre strade che forse dal 2024 vedranno un vigile di quartiere per ogni municipio, cosa realmente assurda, una follia totale che non permetterebbe di controllare neanche una strada durante l'arco della giornata. E Granelli cosa pensa al vigile in bicicletta, il vigile delle ciclabili, quello che dovrebbe multare le auto se sostano sulla ciclabile? Ora, penso che le priorità in questo momento nella città di Milano possano essere altre, soprattutto se mi metti dei vigili in bicicletta a controllare le ciclabili, mi aspetto anche che controllino che i ciclisti, piuttosto che coloro che utilizzano i monopattini, piuttosto che le automobili e tutti gli altri mezzi motorizzati rispettino il codice della strada. Invece no, controlliamo solo a beneficio delle biciclette, e se la bicicletta sbaglia, purtroppo per l'amministrazione comunale non è un problema. Vedremo come andrà a finire questa questione. Adesso parliamo di sanità, perché c'è stata una polemica a distanza tra il sindaco di Milano Beppe Sala e l'assessore al welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso. Al centro della discussione le liste d'attesa, con Sala che invita la Regione a compiere un salto in avanti nel tentativo di porre rimedio al problema, e Bertolaso che replica che sta già lavorando per ridurle drasticamente. Vediamo. Botta e risposta sulla questione liste d'attesa tra il sindaco di Milano Beppe Sala e l'assessore al welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso. A partire all'attacco è stato il primo cittadino del capoluogo lombardo. Credo che la Regione su questo debba fare un salto in avanti, ha sottolineato Sala. L'ho detto e lo ribadisco. Obiettivamente la qualità e l'eccellenza del sistema sanitario lombardo si può non discutere, ma quello che si deve discutere è che di fatto non è accessibile. Il sindaco ne ha parlato a margine dell'inaugurazione del centro protoni dello IEO, spiegando che le sue considerazioni sono anche figlie delle proprie esperienze personali. Se vuoi fare gli esami in fretta sei costretto ad andare sul privato, ha aggiunto. È chiaro che è un tema da risolvere. Ci dobbiamo augurare che su questo Fontana sia incisivo. All'inaugurazione del centro protoni dello IEO era ovviamente presente anche l'assessore al welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, il quale ha spiegato che, per quanto riguarda le liste d'attesa, vorremmo avere la bacchetta magica per abolirle tutte nell'arco di 24 ore. Questo è impossibile, ha detto Bertolaso. Stiamo lavorando per cercare di ridurle e poi nel corso dell'anno prossimo eliminarle completamente. Siamo sulla buona strada. Bertolaso ha poi parlato anche del CUP unico, che dovrebbe cominciare a lavorare dal prossimo mese di gennaio e garantire a tutti la possibilità di accesso alle disponibilità di visite e analisi nel corso dell'anno prossimo e progressivamente implementato nei due successivi. Questo dovrebbe dare una mano, ha detto Bertolaso. Infine, ha ricordato ancora l'assessore, con i ministri competenti stiamo lavorando per riuscire a incrementare la pianta organica, quindi motivare di più i nostri medici, trovare altro personale infermieristico in altre zone dove può essere formato e coinvolto. C'è una strategia complessiva molto chiara, ha concluso. Abbiamo una visione, sappiamo dove vogliamo andare, non navighiamo a vista, abbiamo degli obiettivi ben precisi e intendiamo rispettarli. E a proposito delle liste d'attesa, parte l'iniziativa di CGL Cisle Will, salute per tutti, liste d'attesa per nessuno, è un tuo diritto per ridurre i tempi d'attesa. In ogni sede dei tre sindacati a Milano e provincia e online sui siti sono disponibili moduli previsti dalla normativa vigente ma poco conosciuti che ogni cittadino può presentare agli ospedali per avere la prestazione sanitaria nei tempi previsti, in strutture pubbliche o private accreditate. I sindacati mettono dunque a disposizione questo modulo da compilare e poi da presentare all'URPA, che è l'ufficio relazioni col pubblico presente in ogni struttura sanitaria. Il modulo precompilato è molto semplice, appunto lo si trova sia online sia nelle sedi dei tre sindacati confederali. A questo proposito sentiamo i tre esponenti di CGL, UIL e CISL che ci spiegano il perché di questa iniziativa. A partire da oggi pomeriggio, nelle centinaia di nostre sedi sparse sul territorio di tutta la città e di tutta l'area metropolitana saranno reperibili questi moduli. Sono moduli da compilare, sono moduli molto semplici,
moduli da compilare e da mandare via mail all'URP oppure da consegnare personalmente all'URP, che è un ufficio, l'ufficio relazioni col pubblico, presente in ogni ospedale. Questi moduli saranno presenti fisicamente nelle nostre sedi, ma saranno anche reperibili dai nostri siti. Abbiamo visto che il modulo funziona, consegnato all'URP si riesce ad ottenere la prestazione nei limiti di legge. Chiaramente però l'anziano deve comunque trovare qualcuno che lo accompagna nell'ospedale vicino piuttosto che nella convenzionato o anche più lontano. Sicuramente è un passo avanti che dobbiamo fare e ci auguriamo che tutto ritorni come una volta, soprattutto con il tema del personale, perché io penso proprio che il tema più grosso sia anche la mancanza di personale sanitario. Da un certo punto di vista siamo anche un po' rammaricati di questo scaricabarile di responsabilità che avviene fra da parte dell'assessore al welfare, di scaricare una responsabilità nelle strutture private che non riescono a garantire queste prestazioni, quando le strutture private garantiscono in questo territorio il 47% delle prestazioni ambulatoriali. E chi governa, chi deve governare quello che è il rapporto contrattuale in essere fra le strutture private e la regione è proprio la regione. Cambio argomento, le richieste di suicidio assistito in Italia sono in aumento, ne ha parlato Marco Cappato fuori dalla caserma dei carabinieri della Compagnia Duomo, dove questa mattina si è autodenunciato insieme a Cinzia Fornero, volontaria dell'Associazione Soccorso Civile, e a Paolo Botto, fratello della professoressa di 74 anni, Margherita, malata oncologica, morta ieri mattina in Svizzera. Cappato ha detto le richieste ad oggi sono oltre 5 al giorno e non tutti quelli che lo chiedono avrebbero i requisiti. Queste le parole di Marco Cappato. Ora cambiamo argomento. L'applicazione del super bonus nell'edilizia residenziale pubblica è stata estremamente complicata. Lo ha detto oggi l'amministratore delegato di MM Francesco Mascolo, spiegando che si augura comunque ci siano in futuro altri provvedimenti statali che possano consentire di proseguire l'opera di ristrutturazione degli immobili pubblici. Vediamo. Un'autentica odissea. L'applicazione del superbonus per l'edilizia residenziale pubblica è stata estremamente complicata anche per Metropolitana Milanese, la società che gestisce buona parte del patrimonio immobiliare pubblico del capoluogo lombardo. Alla fine però è stato compiuto un intervento della portata complessiva di 34 milioni di euro. Allora, quello dell'applicazione del superbonus all'edilizia residenziale pubblica è stata una vera e propria via crucis, perché la norma originaria non era stata pensata per interventi sugli edifici pubblici. Noi ci siamo riusciti con un grande intervento da 34 milioni di euro in un grande complesso di edilizia residenziale pubblica, ma confessiamo che è stata veramente una partita molto complicata. L'attuale governo ha deciso di togliere il superbonus. I vertici di MM però auspicano un nuovo provvedimento per poter proseguire nella ristrutturazione degli immobili pubblici. I nostri immobili pubblici, le nostre strutture scolastiche avrebbero tantissimo bisogno, nell'ambito di attività di ristrutturazione, di una riqualificazione e un efficientamento energetico. Quindi noi speriamo che soldi pubblici, con una formula diversa dall'attuale superbonus, possano essere ben impiegati, efficacemente impiegati, per la ristrutturazione degli edifici pubblici. E Mascolo ha parlato anche dell'efficientamento energetico, della sostenibilità, perché ha detto che in questi giorni il Comune è arrivato a un accordo di collaborazione con l'Agenzia Regionale del Demanio per il suo immobile in Corso Monforte a Milano, e per il quale ha chiesto di fornire idee innovative per l'efficientamento energetico. E appunto dal calore delle fogne si recupererà calore. Si tratta di un progetto, ha detto Mascolo, di cui andiamo particolarmente orgogliosi perché è innovativo nello scenario dell'economia circolare. Noi già da tempo stavamo studiando come recuperare lo scarto di produzione, il calore nell'acqua delle fognature, e a questo punto abbiamo colto l'occasione che si presentava. Ed è stata l'occasione, l'incontro con Mascolo, anche per parlare della famosa vasca di laminazione del Seveso, quella che causa le inondazioni a Milano quando piove tanto. È assolutamente pronta, ha detto Mascolo, l'abbiamo collaudata nel mese di novembre, tutto ha funzionato bene, ora però aspettiamo il prossimo evento meteorologico per vedere come andrà. Però Mascolo ha ricordato, attenzione perché mancano quelle di cui è responsabile la regione. Sentiamolo.
La vasca del Seveso è assolutamente pronta, l'abbiamo collaudata durante il mese di novembre, tutto ha funzionato bene, ora aspettiamo il prossimo evento meteorologico. Va detto una cosa, le dimensioni della vasca, 250.000 metri cubi, per chi la vedrà dal vivo è un'opera gigantesca, non sono però purtroppo sufficienti per garantire dall'esondazione la città di Milano. Infatti la vasca del Seveso si inquadra in un insieme di tre vasche, di cui un'altra è quella di Senago e la più grande è quella di Varedo da 2 milioni di metri cubi, e solo quando l'intero sistema sarà completato la città sarà in condizioni sicure. Ricordiamo che ovviamente AIPO con Regione Lombardia deve portare avanti l'attività per il completamento della vasca di Varedo e di Senago. Anche il sindaco di Milano ha commentato la sconfitta di Roma nella gara per l'assegnazione di Expo 2030 vinta da Riad. Su questo tipo di gare al sistema nazionale del governo, che non è mai stato fortissimo in questo caso rispetto all'Arabia Saudita, dice Sala, io penso si debba affiancare una capacità locale forte. E storia, Expo Milano fu portato a casa grazie alla determinazione di Letizia Moratti. Bisogna riconoscere da un lato a lei questo merito e dall'altro questo ci deve insegnare che partite così difficili devono essere giocate in combinata governo e istituzioni locali. Queste appunto le parole del sindaco di Milano sull'assegnazione di Expo 2030 a Riad. Chiude lo storico ristorante La Latteria, un pezzo della storia di Milano che se ne va, che per 58 anni è stato un locale simbolo della città. Pensate che ha rifiutato una prenotazione anche alla rockstar Madonna. Situato in via San Marco 24, chiude perché i proprietari vanno in pensione. Presso Casa Betania di Seveso si è svolta la celebrazione per la chiusura della fase diocesana della causa di beatificazione di frate Ettore Boschini, un gigante della carità, così come è stato definito, la cui memoria, quasi 20 anni dalla morte, è ancora vivissima. Sentiamo Anna Maria Braccini. Che fratello Ettore Boschini, per tutti ancora semplicemente fratello Ettore, a quasi 20 anni dalla morte, sia stato un uomo speciale è noto. E altrettanto lo è la fama popolare di santità che lo circonda e che ha trovato un'ulteriore conferma ufficiale con la chiusura, in tempi definiti molto rapidi, della fase diocesana della sua causa di beatificazione e canonizzazione, che si era aperta il 19 dicembre 2017. Dopo nemmeno 6 anni è giunta infatti al termine l'inchiesta diocesana sulla vita di questo straordinario gigante della carità. Una pagina di Vangelo vivente, come lo ha chiamato l'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, presiedendo la solenne celebrazione di chiusura, svoltasi presso Casa Betania delle Beatitudini di Seveso. Presenti tanti ospiti, volontari, amici dell'opera portata oggi avanti da tre consacrate, la 100ª e ultima sessione del processo ambrosiano ha visto accanto al presule i sacerdoti a diverso titolo impegnati nello svolgimento della fase diocesana. Come si legge il Vangelo? Questo è l'interrogativo con cui il Vescovo Mario ha dato avvio alla sua riflessione, dopo la lettura della parabola del Buon Samaritano. Io credo che fratello Ettore è pagina di Vangelo che ci dice è così che si può vivere questa pagina del Buon Samaritano. Poi il secondo momento della celebrazione, più puramente giuridico, con le letture da parte del notaio dei verbali dell'ultima sessione dello strumento di chiusura, le firme, la chiusura, a ceralacche e sigilli dei plichi che contengono i documenti prodotti in triplice copia. Infine, a suggello della celebrazione, la preghiera corale davanti alla tomba di fratello Ettore e un lungo applauso. La comunità residenziale sono 40, è 40 ore. E poi 150 per sera, 200 per sera, accogliamo nei dormitori, fra uomini e donne. Vi ricordo, dopo questo telegiornale, la striscia quotidiana La Chiesa nella Città Oggi, a cura di Anna Maria Braccini, che questa sera propone un approfondimento sulla celebrazione a Casa Betania con un'intervista all'attuale responsabile dell'opera, fratello Ettore. Io mi fermo qui, vi ricordo questa sera in prima serata, grande serata di calcio a Nova Stadio, ovviamente seguiremo le partite di Champions di Inter e Napoli. Arrivederci.